course, I like to get vibrato with my hand, but you can also get vibrato with a whammy bar. A lui piace molto fare il vibrato con le mani, però si può fare anche con la leva del vibrato. Since I got really used to not using a whammy bar, I'm just comfortable without one, but I still, sometimes I want the sound of a whammy dial bar. Ormai lui si è abituato a usare esclusivamente chitarra a ponte fisso, però ogni tanto ha proprio la fregola e viene voglia di fare il dive bomb con la leva del vibrato. So I had Ibanez design a flanger for me that does the dive bomb sound. E l'Ibanez ha disegnato un flanger per lui che fa questo effetto. It's called the airplane flanger. Si chiama the airplane flanger. It has two sides. It has that crazy side, but it also has a normal flange side. Ha due parti. Una è la parte fuori, la parte pazza, e poi la parte che ha un suono da flange più tradizionale. But if you crank up the knobs of the normal side, it becomes crazy too. Ma se tirate a manetta la regolazione della parte normal, diventa pazza. Of course, that's what I did, so I can switch between two different kinds of crazy. Chiaramente è quello che ha fatto lui, per cui può switchare tra due tipi diversi di pazzia. So that can be cool together with your bending. Some of the equipment I have here, in fact, everything is stock stuff. This is a stock PGM-401 guitar, these are stock Marshall Vintage Moderns, this is a stock airplane flanger. If you want to, you can buy my equipment, it's all available. Cioè, tutto quello che sto usando è assolutamente di serie. La mia chitarra Ibanez PGM-401 è assolutamente di serie, i miei Marshall Vintage Moderns sono assolutamente di serie, e anche questo pedale flanger è assolutamente di serie. Per cui, se volete, potete comprarvi esattamente gli strumenti che utilizza lui. And so many famous guitar players and musicians have, you know, their signature equipment that you can buy. You can get a Randy Rhoads Marshall, or you can get an Eric Johnson guitar, or you know, everybody's got their stuff for sale. E un sacco di chitarristi famosi hanno i loro strumenti signature. Potete comprarvi il Marshall di Randy Rhoads, oppure la chitarra di Eric Johnson. Un sacco di chitarristi hanno il loro strumento in vendita. But the one thing you can't buy is a voice. Ma quello che non potete comprare è la voce. And I wish you could, you know, if I could go in a store and I could say, I would like the Ronnie James Dio. I'm gonna put him in here. I would do it in a second, that'd be awesome. E gli piacerebbe poter entrare in un negozio e dire vorrei la voce di Ronnie James Dio. E se la sistema in gola in un attimo ha quella voce, sarebbe fantastico. Also I'll have Rob Halford, I'll have John Lennon, Paul McCartney, put them all there. But you can't do that. You can do it with guitars, you can get the stuff, but not voice. Purtroppo potete farlo con le chitarre, ma non con la voce. So because of that I just have to get used to what my voice will do. I have to learn the good things about my own voice, the unique things. A causa di questo lui ho dovuto imparare quali sono le parti migliori della sua voce per poterla utilizzare. So one of my early vocal heroes, you've probably never heard, is from a band called Utopia, and the singer was Kazem Sultan. Allora, uno dei primi suoi eroi come cantante era questo. His name was Kazem Sultan. Kazem Sultan degli... Oh, the band's called Utopia. Utopia si chiamava. I would drive around in my car and I would sing along with all the Utopia songs and try to sing like Kazem. Lui ha fatto chilometri e chilometri in macchina cantando dietro ai pezzi di questi Utopia. But unfortunately I actually didn't sound like Kazem, I ended up sounding like the guy from Styx. E invece purtroppo non è riuscito a cantare come cantante degli Styx. So I'd be singing like, Babe, I'm leaving, I must be on my way, I'll be missing you. And the producer, Mr. Big,
hated the singer of the Sticks. So he was like, don't do that, stop singing like that. Siccome il produttore di Mr. Big odia questo modo di cantare, il cantante degli Sticks, gli ha detto, guai a te se provi a cantare in questo modo. So since that time I've been searching for who it is that I can sing like successfully. E da quel momento lui ha cercato una persona a cui ispirarsi per poter cantare con successo. And I think I finally found it. E alla fine l'ha trovato. In Johnny Cash. Johnny Cash. Baru baru. 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 Well, you ask me if I'll forget my baby. I guess I will someday. I don't like it, but I guess things happen that way. Well, you ask me if I'll get along. I guess I will some way. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, and he put me on my own. Heaven help me be a man. Have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way. Baru baru, baru baru, baru baru, baru baru. You ask me if I'll miss her kisses. I guess I will every day. I don't like it, but I guess things happen that way. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man, how the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way. Baru baru, baru baru, baru baru. All right, this next song is by the Rolling Stones. Just sad me.
this is a guitar clinic, so if we can, I'll try to take a couple questions. Essendo una clinica di chitarra, se ci sono delle domande, è pronta a rispondere. Raise up the lights a little bit, super strong. Se potete accendere le luci. How do you do the teeth? Let's do the Italian version of the question. Lui chiedeva come fa a suonare con i denti. Oh, let's see. Well, it's basically like a pick, but it's your tooth. Di base come un plettro, ma è il tuo dente. You know, you just sort of go in there and give it a try. Hard with the headphones. They're in the way. With pull-offs. Once I actually tried sweeping. Well, electric guitar is still a young instrument. You know, it's not hundreds of years old like the violin or the piano. So I think there's not only one technique that's acceptable. There's lots of different ways of picking. Allora, lui pensa che la chitarra sia uno strumento relativamente giovane, non è uno strumento che ha centinaia di anni come può essere il violino o il piano. In conseguenza, dice, non è ancora stato così esplorato, ci sono ancora tanti modi per suonare. But of course I have my opinions. Ovviamente ha la sua opinione. And when I was very young, my uncle, who was a great guitar player, gave me the advice. He said, put this part of your hand, the palm of your hand, on the bridge to mute the strings. Allora, quando lui era ragazzino, suo zio, che è un bravissimo chitarrista, gli aveva consigliato di appoggiare il lato della mano sul ponte, sulle corde vicino al ponte, per stopparle. And almost all the time I have my hand there. Well, even when I'm not muting the strings, I still use it as a place to anchor the hand. E dice, io ho sempre tenuto la mano lì, anche quando non stavo suonando le corde, era sempre inchiodata dove aveva detto zio. The thing that I see other guitar players do, a lot of times guys will take these fingers and plant it on the guitar and go like that. And I prefer my method of the bridge. E un sacco di chitarristi invece puntano le dita sotto le corde, sul corpo della chitarra e muovono pollice e indice che solitamente tengono il plettro, però lui preferisce appoggiare il palmo della mano sulla trombetta. But I think one of the things that's most unique to my picking style is I do a lot of upstrokes. It's probably from the first 2 years that I play guitar holding up. Ma la particolarità della sua tecnica è che lui fa un sacco di pennate in su, come dall'inizio, quando ha iniziato a suonare. I'll give you an example. A lot of times when I see drummers warming up, you know, the practice pad, and they'll be going like, you know, they'll be doing really fast things with one hand to build the muscle. E ad esempio lui spesso vede dei batteristi che si allenano con quei pad di gomma e prima con una mano poi con l'altra, dice, può essere un ottimo esercizio per sviluppare il muscolo. And you can do the same thing with upstrokes and downstrokes, so you can do only up. Hard to see from here, but that's only up or only down. Or back and forth. And that's what really built the muscle quickly. Cioè per allenare e sviluppare il muscolo della mano per un chitarrista, lui consiglia di effettuare tante pennate tutte in levare, poi tutte in battere, poi alternando le due cose. Let's see. Let me show you one thing. I have one lick that's sort of my famous picking lick, you know, from YouTube and from instructional videos that I've done.
Everybody's seen that one. Allora, questa è una tipica sottennata che si vede su YouTube, sui suoi video didattici. If you haven't seen it, it's this. It's really slow. Turn your recorders on now. And the way I'm playing it here, it starts with an upstroke. So up is the first note. E in questo caso la particolarità di questa pennata è che parte con una pennata in su, che è l'opposto di quello che si fa solitamente. And from there it's all alternate picking, so up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Per il resto è tutta pennata alternata. Now the thing that's confusing about this is that I'll put this note on the downbeat of the song. So the main beat is played with an upstroke, and that feels strange when you first try it. La cosa strana la prima volta che provi è che lui questa pennata in levare la mette comunque sul battere della misura, per cui è abbastanza anticonvenzionale. But I know it works. Ma sa che funziona. So I spent a lot of time with the metronome and watching really dumb TV shows, just doing this over and over again to teach the subconscious of my brain to remember those motions. E ho passato tantissimo tempo col metronomo guardando dei programmi televisivi noiosissimi allenandosi su questa cosa. Now, the next thing is, once you get this technique, you can become trapped in it and you can't escape. E il problema è che quando sviluppi questa tecnica ne vieni imprigionato e non puoi più scappare. Because it's so fast that in order to smoothly get out of it can be difficult. È perché è così veloce che uscire fuori da questo ciclo è difficilissimo. You start your solo off and go, I can't get out. So I think for this lick, or any lick, it's important to practice different endings, different ways to get out. È importante anche praticare altre diseggiature per capire come uscirne poi. So to me, one of the easiest ways is just to pick like one good note to land on. And then I'll pick maybe an octave lower. And just keep searching for different notes. La cosa importante invece è trovare una nota su cui atterrare, su cui uscire da questo circolo vizioso. E ha fatto vedere questa, ad esempio potete suonarla anche l'ottava sotto, l'ottava sopra. Again, I think playing with dynamics requires two things. One, the technique to do it, and two, the desire. I think most young guitar players don't want to play with dynamics. They just want to play loud all the time. Dice, la prima cosa da dire è che per suonare con una buona dinamica bisogna innanzitutto avere la tecnica per farlo e poi la volontà di farlo, perché ci sono un sacco di chitarristi che a cui non interessa assolutamente suonare con la dinamica, ma suonano sempre al massimo. But I think one of the best ways is to get comfortable with using the volume control a lot. You know, if you're jamming with another guitar player, and when you play the rhythm, you can turn the volume down. It's sort of, it's a very polite thing to do. You know, then
you can hear the other person's solo, and then if they do the same thing for you, you can crank up and do a loud solo, and sort of, you sort of mix yourself, you're your own sound engineer. Ecco, già un buon consiglio per usare la dinamica è usare il controllo del volume sulla chitarra, perché abbassando il volume della chitarra il suono si pulisce molto e comunque ci si abbassa. Ad esempio, se il tuo amico sta facendo il solo, è una cosa molto carina abbassarsi per permettere al suo solo di uscire, e poi potete alzare il volume al massimo quando sarà il vostro turno. So, well, let me try to demonstrate that. I'll just make up a rhythm. Fa un esempio. Per armonici artificiali, quelli che fai col plettro